Ci sono tante ragazze nuove ogni giorno, quindi colgo l'occasione per ripresentarmi. Sono Alice Veglio, ideatrice e fondatrice di Brighton Fit Fitness Program. Sono personal trainer certificato dall'American College of Sport Medicine. Qual è il mio obiettivo? Contro cosa mi batto? Beh, io mi batto contro tutti gli stili di vita con ossessioni. L'ossessione verso il cibo, l'ossessione nell'andare in palestra. Penso che il tempo sia la cosa più importante che noi abbiamo. Quindi passare ore e ore in palestra credo che ci porti troppo lontano da uno stile di vita che ci piace, passato in compagnia delle persone che amiamo, in compagnia delle nostre passioni. Ed è per questo motivo che sulla base della mia esperienza, della mia formazione, ho voluto creare un fitness program apposta per le donne che incontro nella mia vita, tutte le donne che vogliono avere uno stile di vita equilibrato, sano, sapere esattamente quello che devono fare. Perché che cosa accade nella vita di tutti i giorni? Accade che siamo bombardate da mille e più informazioni, da quello che scrive il giornalino, da quello che troviamo sul web o sui social media. Ecco, le informazioni che vengono divulgate molte volte non sono vere, sono parzialmente vere oppure sono false. E quindi quello che manca alle donne è una guida, qualcuno che ti dica ok, questa è la strada da seguire. Troppe volte ci colpevolizziamo perché sembra quasi che siamo noi la colpa del nostro insuccesso. In realtà molte volte non è così. In realtà abbiamo piccole disattenzioni, non abbiamo tutte le informazioni necessarie per raggiungere il successo. Ed è così che ho voluto racchiudere all'interno di un unico programma tutte le informazioni di cui hai bisogno per rimanere in forma senza alcun tipo di ossessioni, ore passate in palestra e soprattutto diete della fame. Proprio a proposito di quest'ultimo argomento ho voluto dedicare la diretta di questa sera. Intanto ragazze, mi raccomando, scrivetemi nei commenti se si sente. Allora, ciao a tutti, ciao Cinzia, benvenuta. Mamma sempre presente, grande Lara, ciao Caterina, grazie davvero per essere qui ragazze. Mi rendo conto che è agosto, fa caldo, è bello uscire, far l'aperitivo, quindi veramente molto apprezzato. Allora, se voi ci siete, se voi siete pronte, inizio ad introdurre l'argomento di questa sera. Oggi ho deciso di utilizzare questa lavagna in modo tale da avere un supporto un po' più diretto, che sono queste slide che ho preparato per voi. Se avete qualsiasi dubbio, curiosità, domanda mentre parlo, mi raccomando, io vi seguo qua dal cellulare. Ciao Claudia, benvenuta. Branca, Giuseppe, ciao Giuseppe. Benvenuti, mi raccomando, interrompetemi, fatemi le domande, perché le dirette sono fatte anche un po' per parlare, creare uno spazio di dialogo, evitare i monologhi lunghissimi che io faccio nelle mie storie di Instagram, che per carità sono tanto carini, ma magari sono poco comunicativi con la persona che ho davanti. Quindi approfittiamo di questo momento un po' per comunicare insieme. Ok, ciao Cristina, eccoti, benvenuta, benvenuta. Allora, stiamo iniziando. Ragazze, mi raccomando, se questa diretta vi piace, vi interessa, condividetela. E se volete avere le slide di questa diretta, vi basterà scrivere fatto sotto i commenti di questa diretta e riceverete automaticamente via Messenger tutte le slide, in modo tale che possiate guardarle anche dopo la diretta, che comunque sarà salvata, registrata e disponibile sul mio canale YouTube. Allora, oggi andiamo a parlare della dieta per dimagrire subito ed in modo sano. Cosa intendo? Perché ho voluto mettere questo titolo qui? Cosa volevo dire? Beh, dimagrire subito è l'obiettivo un po' di tutte le donne. Quando incontro molte ragazze mi dicono: Alice, io voglio dimagrire, ma voglio dimagrire subito. Bene, vedremo come farlo quanto prima, ma soprattutto mi voglio focalizzare sul secondo termine, che è quello più importante, ovvero sano. Dimagrire, ragazze, credetemi, è molto facile, ne parleremo bene in questa diretta, ma farlo in modo sano, salutare, rispettando noi stesse e il nostro corpo, credetemi, è molto molto complicato. Ci sono tante informazioni che vi portano distante da questa nozione qui, che è il cardine fondamentale su cui si erge tutto il mio programma. La salute al primo posto, poi la bellezza del fisico sarà solo una mera conseguenza. Quindi cancelliamo tutti questi scarabocchi
Perfetto, io mi sto divertendo con questa lavagna, ragazze, è nuova e mi sto divertendo tantissimo. Allora, proseguiamo con la prossima slide. Ottimo. Allora, prima di iniziare, credo che sia opportuno andare a chiarire un argomento molto importante e delle idee sbagliate che noi abbiamo in merito al perdere peso. Mi contattano tante ragazze e mi dicono: Alice, guarda, io voglio perdere peso. Io dico, e non ci riesco. Io a quel punto dico, meno male che non riesci a perdere peso, perché quello che tu vuoi deve essere dimagrire. È proprio bisogna fare un chiarimento concettuale di questi due termini, perché perdere peso significa perdere indistintamente massa magra e massa grassa. Vuol dire che tu indistintamente, se tu vai a perdere peso, bruci i tuoi muscoletti, la massa magra che nel lungo periodo ti permette di aumentare il tuo metabolismo e bruci il grasso. Questo come lo ottieni? Come fai a perdere peso? Beh, è molto semplice, ragazze. Riprendiamo qua la penna. Beh, per perdere peso ti basta fare una dieta della fame, quindi non mangiare, patire naturalmente, perché non mangiare naturalmente ci fa soffrire. Poi ti basterà fare cardio senza sosta. Ho visto tante ragazze che con l'idea preconcetta di poter dimagrire facendo cardio e non mangiare, hanno iniziato a fare questo tipo di processo e poi che cosa si sono trovate? Un fisico molle, un metabolismo completamente off, spento, destabilizzato totalmente. Questo perché accade? Cerco di spiegarvelo in termini più semplici possibili, poi se avete domande mi raccomando fatemi sapere. Ecco qui, ciao Fiammi, ciao Sonia, intanto pian piano vedo che vi state collegando, siamo già in 86, grazie, grazie, grazie per essere qui. Quindi, perdere peso è quello che noi non vogliamo. Per perdere peso, che è la soluzione più semplice, ci basterà passare ore e ore sul tapis roulant, andare a correre, mangiare poco, però il problema è che otteniamo un fisico molle, senza forme e un metabolismo rallentato. Questo accade perché se noi abituiamo il nostro metabolismo a un apporto calorico minimo, molto basso, lui naturalmente per mantenere attive le funzioni vitali deve rallentarsi, rallentare al minimo livello il suo dispendio energetico. Quindi continuerà a dispendere sempre meno e meno energie per le funzioni vitali, naturalmente facendoti sentire stanca, spossata, priva di energie. Quindi senz'altro questa non è l'alternativa che noi vogliamo, quindi sana. Quello che semmai uno può volere se vede dell'adipe localizzato è parlare di dimagrimento. Dimagrire vuol dire andare a fare un focus solo sulla massa grassa, ergo grasso, ergo ciccia. Scusatemi per questi termini colloquiali, però ci aiutano a capire qual è il punto. Non mi piace fare paroloni, utilizzare discorsoni difficili perché, come vi ho detto nel mio programma, voglio essere comprensibile e arrivare direttamente con un impatto alle donne che magari non hanno approfondito ancora questi argomenti, perché insomma nella vita si possono approfondire anche altri argomenti e questi qua non averli ancora affrontati. Quindi mi raccomando, fatemi sapere se è tutto chiaro. Ok, ciao Tania. Ottimo. Ok, allora quindi dimagrire vuol dire fare il focus sui grassi. Come possiamo avere un focus solo sui grassi? Tramite un deficit calorico ben studiato e ben ponderato, e ne parleremo dopo. Aumento della massa magra, quindi aumento dei muscoletti. Con questo non intendo che dobbiamo diventare tutte delle bodybuilder. Ecco, perché l'immagine, il canone che molte ragazze associano al muscolo è la bodybuilder che si fa di farmaci anabolizzanti. Noi quello che facciamo è una tonificazione naturale, quindi non arriverete mai, neanche se vi allenate per 4 ore con il mio programma, a avere quei muscoloni che in realtà sono portati da integrazioni farmacologiche. Quindi ci tengo a ribadire anche questo concetto. Poi naturalmente i macronutrienti, io l'ho abbreviato, nelle giuste proporzioni. Quindi
Quindi saperli conoscere e saperli come utilizzare a nostro favore. Infatti, alla base del mio programma c'è proprio la consapevolezza. Saper utilizzare il cibo come nostro alleato, come nostro amico e non vederlo come un nemico. Troppe volte siamo ossessionate dal cibo e questo ci porta a vivere una vita svilente, di preoccupazioni. Invece quello che è il nostro stile di vita deve essere qualcosa che ci arricchisce, ci fa star bene. Ed è questo che io vi voglio trasmettere con queste dirette e con quello che faccio. Quindi se noi parliamo di dimagrimento, teniamo presente questi tre punti qui, il deficit, l'aumento della massa magra e i macros nelle giuste proporzioni, noi otteniamo il nostro obiettivo, ovvero fisico magro e tonico, no? Come con la perdita di peso, fisico molle e metabolismo completamente andato. Quindi questo chiarimento concettuale ci tenevo a farlo perché vedo troppo spesso ragazze che hanno un'idea un po' confusa, purtroppo portata da comunicazioni sbagliate o credenze sbagliate. Ecco, la realtà dei fatti sta proprio in questa distinzione fondamentale. Benissimo. All right. Perfetto. Passiamo a questo punto qui, al quale ci voglio fare un po' di specificazioni importanti, ovvero i tre principali errori che non ti permettono di dimagrire. Quando vogliamo dimagrire, dobbiamo sì seguire un percorso, e adesso ti mostrerò come, ma dobbiamo essere molto, molto, molto attente ai tre errori più comuni che io riscontro, che io stessa ho commesso. Ecco, perché io qua faccio la voce grossa, sto qua a insegnare alle ragazze, ma tutti questi errori li ho fatti anch'io. Quindi è proprio su un'esperienza vissuta che io ho deciso di mostrarvi queste informazioni estremamente pratiche. Vediamo qua, è super papà che mi supporta, ciao! Anna, Andrea Sola, ciao! Carlotta, benvenuta, grazie mille, grazie per essere qui e grazie per le vostre parole. Se volete, mi raccomando, le slide di questa diretta scrivete fatto nei commenti e riceverete automaticamente su Messenger tutte le slide. Quindi mi raccomando, scrivete fatto. Quindi condividete e poi scrivete fatto. Mi raccomando, eh? Questi sono i due step per avere le slide e poterle rivedere nel tempo. Ok, allora, quali sono i tre principali errori che non permettono di dimagrire? Beh, il primo, non essere in deficit. Nessuna qualità e nessuna costanza, gli sgarri. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa stiamo parlando. Eccolo qua. L'ho introdotto prima e ditemi che lo stavate aspettando. Il famoso deficit calorico. È il nostro migliore amico e il miglior nemico allo stesso tempo. E adesso vi spiego perché. In termini molto pratici e semplici, io amo definire il deficit come una bilancia, perché alla fine il nostro corpo è un equilibrio tra le calorie che noi introduciamo, quindi mangiando, nutrizione quindi, e l'energia consumata, quindi l'energia che noi consumiamo. E come consumiamo noi l'energia? Beh, tramite il nostro metabolismo basale, che per le funzioni vitali di per sé consuma anche quando noi siamo a riposo. Per assurdo, anche quando dormiamo noi abbiamo un dispendio calorico. Quando svolgiamo attività fisica, molto importante, ne parlo spesso nelle mie dirette, nei miei video, e aumentando la massa magra. Aumentando la massa magra è sempre legato sia all'attività fisica che al metabolismo basale, perché se noi facciamo una buona attività fisica funzionale di sviluppo muscolare, il risultato è un aumento di massa magra e quindi un'accelerazione del metabolismo basale. Questo vuol dire che se abbiamo più muscoletti, il nostro metabolismo a riposo brucia di più. Ergo, nel lungo tempo noi possiamo mangiare uguale e perdere più peso. Quindi anche per questa ragione faccio un inciso che
iniziare un'attività fisica, un programma, è un processo che vi dà sempre più soddisfazioni nel lungo termine, nel lungo periodo. Infatti l'errore più grande è quello di iniziare e non continuare, non avere la costanza, e questo sarà il secondo punto di cui parleremo più avanti. Però tenete a mente appunto questo concetto. Quindi ci sono questi due piatti della bilancia. Se le calorie introdotte sono minori rispetto all'energia consumata, benissimo, cosa accade? Questo piattino, allora vediamo qua che non ho ancora la gomma, devo, ok, diventerò più brava, giuro, con questa lavagna. Allora, quindi se le calorie introdotte sono minori rispetto all'energia consumata, questo piattino scende, ok? Quindi noi concettualmente dimagriamo. Se invece nello stesso modo l'energia consumata aumenta, le calorie sono uguali, di nuovo questo piattino scende. Quindi questo in termini pratici cosa vuol dire? Che per avere un deficit calorico ci sono due possibili azioni, che sono anche complementari: diminuire le calorie introdotte o aumentare l'attività fisica. Potete fare entrambi, potete fare solo uno, è a vostra discrezione. Io nel mio programma cerco di unire la forza congiunta di queste due azioni in modo tale da potenziare i risultati e farvi godere dei risultati già nel breve periodo. Io intanto controllo. Ciao Lucia, ciao Lady, ciao Manu, ecco quante siete, grazie per essere qui. Ciao Orietta, benvenuta. Ciao Doris, ciao Anna. Siete tantissime, grazie davvero per essere qui presenti. Quindi, mi dicevo, il deficit calorico, come facciamo a calcolarlo? Beh, è molto semplice. Bisogna avere a disposizione solamente un calcolatore del metabolismo basale. Voi andate a inserire i vostri dati, sono altezza, sesso, peso, età, e lo potete andare a ponderare, ci sono diverse versioni di calcolatore, io quella che ho messo nel mio sito permette di ponderare anche tutti questi dati sulla base dell'attività fisica svolta in media. Questo vi dà come risultato un numerino, che è il vostro equilibrio metabolico. L'equilibrio metabolico è quello che vi permette di mantenere la bilancia in equilibrio, ovvero i due piatti rimangono allineati. Equilibrio metabolico, ovvero in termini ancora più pratici, io introduco le stesse calorie che io spendo, consumo. Quindi io saprò che sulla base di un numero ipotetico di 1500, che è il mio equilibrio metabolico che mi dà il mio calcolatore che ho utilizzato, se io introduco 1500 calorie, sono a posto, non ingrasso, non dimagrisco, rimango lì. Invece il segreto del dimagrimento è essere consapevoli di questo numerino, naturalmente è un numero, noi siamo umani, quindi non siamo macchine, non è automatico, quindi dopo vi spiegherò come ponderare questo numero, però sulla base di questa consapevolezza, sulla base di questo numerino, noi cercheremo di andare sotto questo apporto aumentando l'attività fisica e diminuendo, se è il caso, anche le calorie introdotte. Ecco, io faccio questa diretta incentrata sul dimagrimento. So che l'obiettivo di tante ragazze è quello unicamente di tonificare, magari non vogliono perdere peso perché hanno già una costituzione magra. Ecco, vi invito comunque a seguire questa diretta perché dopo andrò a introdurre delle nozioni molto pratiche, molto concrete anche per quanto riguarda la nutrizione e la spesa. Quindi mi raccomando, anche se questa diretta non è proprio perfetta per voi, anche perché non posso sempre unire gli interessi di tutte, ascoltate fino alla fine perché ho cercato di introdurre nozioni, informazioni molto importanti per tutte. Quindi questo è quello che bisogna sapere in merito al deficit. Vi procurate un calcolatore, all'interno del mio programma completo ce n'è uno che vi dà poi il mio calcolatore, per esempio è ponderato anche sull'attività fisica, vi dà già i risultati per dimagrire, ingrassare, ecco, è un po' più complesso. Però ce ne sono anche altre versioni, sicuramente se vi affidate a una nutrizionista lei ne avrà uno a disposizione, quindi ci sono varie opzioni per calcolarlo. Poi, e dopo andremo a approfondire questa dinamica,
Passiamo al secondo errore più ricorrente quando andiamo a parlare di errori del dimagrimento. Ditemi se vedete bene tutte le scritte, io cerco di dilatare il più possibile la slide. Ok, eccole qui. Brava Rosy che ha condiviso, ha scritto fatto, Tania, Anna, bravissime. Ciao Stefania. Perfetto. Il secondo errore è legato alla qualità dell'allenamento e alla costanza. Ho messo questi due termini insieme perché secondo me sono complementari e si influenzano l'un l'altro. Primo è legato alla qualità dell'esercizio. Cosa accade? Beh, se l'esercizio non è svolto con qualità, quindi vedo esecuzioni raccapriccianti anche eseguite da non neofiti, non vi dà risultati. Quindi nella migliore delle ipotesi vi fa perdere peso, nella peggiore crea danni posturali importanti. Quindi quello che ci tengo sempre a dire a tutte le ragazze che incontro, non siete obbligate a seguire il mio programma, ma affidatevi ad esperti, affidatevi a qualcuno che vi mostri la logica esatta dell'esercizio, che ve la mostri in video o dal vivo e vi faccia vedere esattamente qual è la logica funzionale, perché il coinvolgimento esatto dei muscoli avviene se il movimento è corretto e si evitano anche dei danni importanti dal punto di vista posturale. Quindi quello dal punto di vista della qualità dell'esecuzione, qualità anche dal punto di vista delle giuste dosi di allenamento e sulla tipologia. Io mi batto, come avete potuto sentire all'inizio della diretta, contro l'esclusivo esercizio aerobico. Questo di per sé perché l'esercizio aerobico per dare risultati su un corpo ha bisogno di molto più tempo piuttosto che l'esercizio meramente funzionale, quindi gli esercizi che io propongo all'interno del mio programma di coinvolgimento della fibra muscolare. Poi magari poi mi direte, beh ma come, io ho visto il nuotatore, c'ha un fisicaccio bellissimo. Sì, ma il nuotatore quante ore si allena a settimana? 30? 25? Noi donne impegnate che abbiamo il lavoro, abbiamo delle passioni, lavoriamo, studiamo, abbiamo i bambini, abbiamo la famiglia, vogliamo vivere anche di altro, non possiamo permetterci detta tutta di passare 20-30 ore a correre o a nuotare. Noi abbiamo bisogno di un'alternativa più veloce, più pratica, che ci dia risultati tangibili. Ed è qui che io introduco il funzionale. Va bene, non andiamo a demonizzare l'esercizio aerobico, quindi la corsa, l'ellittica, tutte queste attrezzature, perché è molto utile dal punto di vista del microcircolo, può aiutare le persone che hanno problemi di ristagno, però anche aiutare dal punto di vista della vascolarizzazione. Però va aggiunta una componente di coinvolgimento della fibra muscolare, perché questo vi permette di aumentare la massa magra, quindi tonificare il muscolo e andare ad aumentare il metabolismo, quindi bruciare più grassi. Quindi quello che voi fate magari in 2-3 mesi di esclusiva attività aerobica lo potete fare in 2-3 settimane di allenamento funzionale ben svolto, e questo lo ribadisco sempre. Quindi se la qualità dell'allenamento non è buona, è normale che voi andiate a demotivarvi, quindi a non essere costanti. Io qua mi dimentico sempre di prendere la mia pennetta, eccola qui. Quindi non siete costanti. E giustamente, come posso dirvi che non fate correttamente? È giusto non essere motivate se i risultati non si vedono. Quindi è per questa ragione che è importante partire dalle credenziali corrette, dato che comunque il percorso di fitness non è sempre un percorso facile. Quindi mi raccomando, affidarsi a degli esperti. E poi, sempre relativamente alla costanza, ci vuole un allenamento sostenibile, che è quello di cui vi parlavo io all'inizio della diretta. Se avete già avuto modo di vedere il mio sito, vi ricordo che è www.fitness.aliceveglio.com. Io parlo del modello, ho inventato io, WSS. Cosa vuol dire questo termine complicato che sembra qualche nome di una molecola strana? In realtà sta per Workout Simple System, ovvero un metodo semplice, immediato,
automatico per allenarsi in massimo 25 minuti giornalieri e poter concedere la propria giornata anche a altro. Quindi il focus sul massimo dell'efficacia, qualità dell'esercizio raggruppato nel minor tempo possibile. Ovvio che Workout Simple System non può essere la panacea di tutti i mali, però senz'altro, credetemi, un'ottima qualità dell'esercizio, un'ottima esecuzione e determinati criteri adoperati nell'allenamento permettono di raggruppare nel minor tempo possibile tutto quello che uno deve fare per allenarsi, essere in forma e attuare un processo di tonificazione / dimagrimento. Queste sono due credenziali importanti, quindi mi raccomando, se non c'è qualità e non c'è costanza da parte vostra, anche qui decade tutto il concetto di dimagrimento e non c'è dieta che tenga per salvare queste componenti. Ok, perfetto. Io intanto qua ho lasciato i paciocchi dell'ultima slide. Ok. Siete pronte a vedere il terzo errore? Questo è quello che io preferisco perché è quello che mi ha lasciata basita la prima volta che l'ho scoperto, perché era un errore che io stessa facevo. Fatemi sapere se siete pronte. Allora, Maria Luisa, ciao. Manu, grande. Felice che ti piacciono i miei suggerimenti. Ottimo, se avete dubbi mi raccomando, non abbiate paura, scrivete che io sono qui apposta. Questa serata del 6 agosto, sono qui per voi. Ok, andiamo avanti con un argomento clou. Gli sgarri, eccoli qua. Questa schermata che fa venire anche un po' fame, però andiamo a chiarire qual è il concetto che sta dietro a questa slide. Gli sgarri ci stanno. Io sono la prima che all'interno del mio programma contempla una fase di refeed, di cheat day, e ne parleremo dopo, però bisogna anche valutarli dal momento in cui noi sappiamo qual è il nostro deficit calorico, sappiamo quali alimenti assumere e li vedremo dopo. È importante sapere che se noi facciamo uno sgarro questo può avere delle conseguenze ed è giusto essere consapevoli al 100% di quello che può essere l'assunzione di un alimento. Ho fatto un esempio banale che capitava a me. Quando ero ai primi tempi che cercavo di capire un pochino come mettere in pratica i concetti che imparavo all'università, ero naturalmente facendo di una dieta dimagrante perché volevo perdere un po' più di adipe localizzato. Voi direte sei pazza, no? Ero un po' più cicciottella di adesso. Ho detto ok, va bene, facciamo che seguo la dieta, però due biscottini al giorno non toglietemeli, io mi mangio i miei biscottini e tanto due biscottini al giorno cosa vuoi che facciano? Beh, io ho preso l'esempio dei miei biscotti preferiti, non so quali siano i vostri, infatti se vedete nel mio blog ho creato la ricetta fit di questi dolcetti meravigliosi, i cookie. I cookie, due cookie, quindi uno ipoteticamente che prendete al mattino e uno la sera, hanno in realtà un apporto calorico giornaliero di 200 kcal. Quindi se sono degli extra nella vostra giornata, voi andate ad assumere 200 kcal extra in quel giorno. Se è un'abitudine che si ripete, magari dite per 5 giorni lavorativi, naturalmente esempio, io prendo due cookie, uno al mattino quando vado al lavoro, uno alla sera per rifocillarmi un pochino, beh, questo crea un dispendio nella settimana totale di 1000 kcal a settimana. Ergo, e riporto qui, nel mese equivale a 8 hamburger di qualsiasi fast food, non facciamo nomi commerciali. Quindi è abbastanza scioccante, io credo, no? Che andare a focalizzare l'attenzione su che impatto possa avere uno sgarro ripetuto nel tempo. È un po' come la pietrolina che in cima a un precipizio diventa sempre più grande. Ecco, cerchiamo di evitare questo. Voi direte, Alice, ma io come faccio? Perché è umano voler sgarrare, c'è la fase del preciclo in cui tutte ci mangeremo tutto, il compagno, il frigo, le sedie, è normale. Allora adesso vi spiego due trucchetti per evitare che questi hamburger li andiamo a mangiare in modo non consapevole, perlomeno se li volete mangiare, mangiateli con consapevolezza, senza dire uno sgarro, senza che vi sentiate in colpa. Vediamo questi due punti.
Punto 1, vediamo se riesco a aprirla ancora di più, ok, avere un piano che non ti faccia sentire in privazione. Quindi qual è la logica fondamentale che io utilizzo all'interno del mio programma? È utilizzare alimenti, abbinarli tra loro, quindi tutte le mie ricette, in tutti i consigli nutrizionali naturalmente, che sono stati certificati da un'equipe medica e seguono le linee guida dell'American College of Sports Medicine, si utilizzano abbinamenti di alimenti che creano alto indice di sazietà, ovvero tenendo a bada l'insulina, quindi non creando picchi di insulina, noi andiamo a mantenere questa stabilità, questo senso di sazietà che non ci porta a avere quella fame vorace che ci fa divorare la prima cosa, quasi sempre non sana, che abbiamo davanti. Quindi ci permette di essere un po' più in linea, più attinenti a quello che è il nostro percorso nutrizionale consigliato. Più naturalmente cerco di proporre sempre la ricetta, la versione fit di ogni alimento. Trovate sul mio blog, non per ultimo, Kinder Fetta al Latte, versione fit fatto di alimenti a basso indice glicemico che vi permettono naturalmente di avere un apporto calorico inferiore rispetto alla nota merendina che è disponibile in mercato, fatto di materie prime molto più buone, molto più sane, che a livello di costituzione corporea non vanno a inficiare troppo i vostri risultati, e comunque un complesso di alimenti ben calibrati e contemplati, perché spesso queste merendine presenti sul mercato hanno un eccesso magari di grassi, di zuccheri, che noi assolutamente non vogliamo se facciamo un percorso ben ragionato e ponderato. Tanto guardo i vostri commenti, ciao Federica. Eccola qui. Ok, quindi questo è il punto 1 per evitare di avere il circolo vizioso dell'hamburger, come vogliamo definirlo. Punto 2, avere un maggior controllo. Per maggior controllo intendo maggiore consapevolezza. Troppe volte, pur di non far troppo caso a quello che mangiamo, cerchiamo di sorvolare, dire vabbè, ma cosa vuoi che sia questo pezzetto di pane in questo pasto, cosa vuoi che sia quel cucchiaino in più di zucchero, cosa vuoi che sia quella mezza porzione in più. Beh, questo cosa vuoi che sia è in realtà un lasciare andare che alla lunga non vi porta propriamente dove voi volete andare. Quindi quello che io consiglio sempre alle mie ragazze è quello di avere un diario alimentare. Questo vi permette di avere un'attenzione, un focus molto attento su tutto quello che voi andate a ingerire. Quindi senza ossessioni, senza fanatismi che a me non piacciono, però quando uno mangia magari si scrive l'alimento che ha mangiato, così a fine giornata si fa un'approssimazione, un conteggio calorico e si capisce se siamo in linea o meno con il nostro deficit, come vi ho spiegato prima. Questo vi aiuta per capire se siete sulla buona strada oppure no. Nelle prossime slide vi mostro tra l'altro come andare in deficit in modo corretto. Sto cercando di fare uno step by step, così riusciamo ad arrivare al punto con una certa logica e andando a chiarire degli argomenti importanti. E naturalmente il calcolatore di calorie per alimento. Io l'ho introdotto all'interno del mio programma completo proprio per permettere alle ragazze, magari quando non c'è l'etichetta nutrizionale, sono alimenti di cui non possediamo l'origine, tante altre cose, di sapere più o meno indicativamente l'apporto per saperci un pochino calibrare. La stessa cosa che faccio è mettere l'apporto per esempio nelle mie ricette fit, in modo tale che uno sappia sempre quello che mangia. Credetemi, la consapevolezza è quella che nel lungo periodo fa realmente la differenza. L'ha fatto per me, l'ha fatto per tante donne, quindi sarà sicuramente il tuo caso dato che sei qui all'ascolto. Andiamo avanti. Quindi sulla base di tutte queste belle chiacchiere che ci siamo fatte qua all'inizio, tu mi dirai, beh, ma quindi al posto di star qui a parlare di tante cose, come posso dimagrire? Alice, dimmi in termini pratici che cosa devo fare. Beh, in termini pratici quello che tu devi fare è un allenamento muscolare, punto numero 1. Come si fa un allenamento muscolare ben fatto? Coinvolgimento della fibra muscolare, carichi progressivi. Vado a chiarirlo in poche parole ed è quello che vi ho detto prima. Carichi progressivi vuol dire aumentare l'intensità dell'esercizio.
Quindi, cara amica mia, se tu sei qui e sei abituata a seguire i circuiti delle influencer che trovi su YouTube a caso, ogni giorno a random ne scegli uno, tiri dadi, fai quello che vuoi, tiri a sorte, ne segui uno e non hai risultati, questo è un game over, perché senz'altro tu non fai parte di un percorso, non vai in una logica di carichi progressivi, perché purtroppo, e vi spiego come ragiona il nostro muscolo, se il nostro muscolo ogni volta che noi ci alleniamo ha uno stress aggiuntivo leggermente superiore, dice cavoli, io devo diventare un pochino più grosso, perché magari fra due giorni, domani, dopodomani, questa persona continua a chiedermi sempre di più. Ecco, l'ipertrofia, la crescita dei nostri muscoletti si nasconde dietro ai carichi progressivi. Quindi se voi non seguite un programma, non siete guidati da un qualcuno che faccia crescere l'intensità, naturalmente in modo graduale, non c'è senso che domani vi mettiate in palestra col bilanciere da 40 kg, ok? Leggermente aumentare l'intensità dell'esercizio. Aumentare l'intensità non vuol dire avere i carichi dei pesi sulle spalle. Tante ragazze mi rimproverano e mi dicono: Alice, come fai a corpo libero a far avere il fisico bello alle ragazze? Si può, perché non c'ha molto senso iniziare a svolgere esercizi con carichi enormi quando non si ha bene in testa come svolgere l'esercizio, la funzionalità del movimento e come va fatto. Credetemi, ci sono ragazze che magari dopo anni e anni di allenamento coi pesi, a fare squat così a caso, magari pensando a quello che avrebbero mangiato dopo, a incontrare le amiche, quello che volete, poi hanno provato i miei esercizi con la connessione mente-muscolo, quindi di presenza mentale, dire ok, io adesso faccio uno squat, vado a coinvolgere quadricipite, gluteo, grande gluteo, medio gluteo e faccio il movimento controllato, queste ragazze, credetemi, si sono trovate a fare uno squat e avere male. Ecco, questo perché l'esercizio è fatto, come dico io, dannatamente bene, col focus sul muscolo. Quindi carichi progressivi non vuol dire bilancieri sulle spalle, chili e chili, vuol dire aumentare l'intensità dell'esercizio sia in difficoltà, sia magari diminuendo i tempi di recupero o aumentando il numero di ripetizioni. Questo è quello che io faccio nel mio programma. Quindi questo è quello che uno deve fare per fare un allenamento corretto. Naturalmente una giusta percentuale di allenamento aerobico. Non sto a ripetere le nozioni che vi ho detto prima. L'allenamento aerobico serve, io introduco all'interno del mio programma completo una scaletta fatta di 3 giorni di allenamento muscolare funzionale e 2 giorni/3 di allenamento aerobico a bassa intensità, a basso impatto sul suolo, soprattutto in casi di ragazze che magari hanno problemi di cellulite e ritenzione idrica, perché l'impatto sul suolo crea un processo infiammatorio che peggiora questi inestetismi, e andiamo con questo metodo a migliorare un po' il microcircolo, irrorare bene i muscoletti e anche lì ottenere un po' di risultati. Però questa è fondamentale, quella credenziale lì. Poi terzo punto, l'alimentazione adeguata. Non c'è allenamento senza alimentazione, quindi questo è quello che io ci tengo sempre a chiarire. Questi due aspetti sono fondamentali. Quindi alimentazione adeguata. Adesso scopriamo come. Vi mostro come avere un'alimentazione adeguata dopo che abbiamo chiarito tutti questi presupposti fondamentali, che se no, se non li avessi chiariti, voi adesso che vado avanti con l'ABC della creazione del piano alimentare non capireste nulla. Ragazze, spero che non vi annoi tutto questo, ma credetemi, è fondamentale, quello che fa la differenza, sapere queste nozioni e andare a demolire quelle che sono delle false convinzioni. Quindi quando una ragazza mi chiede: Alice, come devo mangiare, cosa devo mangiare, cosa devo fare, io parlo di 7 step fondamentali per andare a costruire un piano alimentare vincente in linea con i tuoi obiettivi. Allora, ciao Katia, sono molto contenta che ti interessi. Ciao Alessandra, ciao Ionica, Stefania, Stefania, Norina, Federica. Grazie, siete tantissime, mi fa veramente tanto tanto piacere avervi tutte presenti, mi fa piacere che questi argomenti vi piacciono, quindi continuate a scrivere, farmi domande.
Naturalmente, quindi se volete le slide, lo ripeto per le nuove arrivate in diretta, condividete questa diretta, scrivete fatto nei commenti e automaticamente ve le invieremo via Messenger. Quindi avrete di nuovo tutte queste slide per poterle un po' riguardare e rileggere, perché mi rendo conto che siano tanti tanti argomenti, però credetemi, se domani ve le rileggete, ve le riguardate, tutto sarà più chiaro. Ok, quindi questi step andiamo a vederli. Siamo pronte? Entriamo nel pratico, che qua siamo state troppo sul teorico, qua vogliamo le nozioni per capire come bruciare sta ciccia maledetta. Quindi, allora, annota esattamente la tua condizione iniziale. Cosa vuol dire annotare la condizione iniziale? Vuol dire essere consapevoli anche qui del punto dove noi partiamo. Quindi sapere esattamente la nostra condizione fisica iniziale. Con condizione fisica iniziale cosa intendo? Intendo misure corporee, quindi prendere le misure di vita, braccia, fianchi, cosce, naturalmente sulla base dei punti target che volete andare a mirare. I risultati naturalmente saranno su tutto il corpo, però è utile soprattutto andare a misurare quelle che sono le parti target, quindi per esempio l'interno coscia, le braccia o l'addome. Il peso. Il peso qua, la pallina è più grossa, ma non per importanza, è puramente casuale, perché il peso, come dico a molte mie ragazze, non è sempre indicativo. Va bene, prendiamolo come misura, condizione iniziale, però anche qui non deve essere un'ossessione. Sento ragazze che si pesano tutti i giorni, la cosa è imbarazzante, perché per condizioni fisiologiche il nostro peso è portato ad essere sinusoidale, un po' si alza, un po' si abbassa, un giorno abbiamo più ristagno di liquidi, poi ci sono condizioni ormonali. Quando non parliamo di breve periodo ma di lungo periodo, quindi magari le ragazze che mi contattano dopo un mese mi dicono: Alice, non ho perso peso, sono sempre uguale. Beh, bisogna anche valutare una determinante che molti non valutano, che è la ricostituzione dal punto di vista dell'organismo. Quindi andate a ricostituire la massa. Cosa vuol dire ricostituire la massa? La ricostituzione avviene quando voi bruciate grasso e allo stesso tempo mettete massa magra. Quindi il muscoletto è più tonico, la ciccia è un po' bruciata e quindi di conseguenza, ritornando alla nostra amata bilancia, c'è un pareggio. Quindi non sempre quando voi vi pesate e non vedete il peso scendere, quindi non siete riuscite a dimagrire, non perdere peso, riprendo la prima slide, questo può essere dato da condizioni ormonali perché siete più gonfi, ma anche da una ricostituzione corporea che può senz'altro avvenire. Ed è per questa ragione che il peso a volte non è indicativo, con questo non voglio fare crociate contro alcuna bilancia, però è molto importante avere anche delle fotografie alla mano, perché la fotografia è anche indice di costituzione corporea. Cercate, mi raccomando, di fare le fotografie sempre nella stessa condizione di luce, sempre con più o meno lo stesso abbigliamento, perché anche molte volte cambia anche quello, e tenetele da parte. Io ci tengo molto a questo ed è per questo che io nel mio programma completo ho dedicato una sezione completamente ai miei progressi, dove le ragazze quando iniziano il mio programma accedono, è una cartella condivisa quindi posso vederla anch'io, quindi possiamo poi, se vogliono una consulenza le ragazze, prendere alla mano la cartella e andare a valutare i risultati, vedere le fotografie, le misure e anche il peso di come è variato e avere un grafico dell'andamento. Questo è molto importante, ragazze, perché ci aiuta a capire se quello che noi stiamo facendo lo stiamo facendo bene o se bisogna rivedere qualcosina. Ok. Punto 2. Devi sapere qual è la tua meta, il tuo punto d'arrivo, il goal, detto in inglese. Beh, devi sapere quale può essere una tua misura e un tuo peso obiettivo, quindi voi andate lì, vi misurate, prendete le vostre misure, vi guardate obiettivamente allo specchio e iniziate a scrivere un numero approssimativo delle misure che vorreste avere, naturalmente andando a valutare una logica di fattibilità. Molte volte per costituzione corporea uno ha un osso più grosso dell'altro, è ovvio che non si può più di tanto diminuire la circonferenza.
Però avere un'idea di dove vogliamo arrivare senz'altro ci aiuta a avere la strada corretta, quindi dire già solo Alice voglio tonificare, Alice voglio dimagrire, ci aiuta a fare il primo distinguo fondamentale per poi intraprendere tutto il programma nutrizionale. Poi decidere le tempistiche. C'è chi ha più tempo a disposizione, quindi magari chi inizia adesso per l'estate prossima e lì allora abbiamo tantissimo tempo, chi invece magari mi dice aiuto, ho un matrimonio fra 2 settimane, ho un abito nel quale voglio entrare, Alice aiutami, dobbiamo accelerare le tempistiche. Quindi consapevolezza anche di questo e trovare la tua motivazione. Anche questo è molto 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 importante ragazze, è fondamentale avere la motivazione, capire che cos'è che vi motiva, cos'è che vi porta a fare quello che state facendo. Ok? Quindi dopo che voi sapete dove volete arrivare, il terzo step è quello importante. Quindi quello del tenere sotto controllo l'apporto calorico medio. Questo esercizio dell'agendina è quello che io propongo a tutte le ragazze prima di iniziare o che vogliono crearsi un proprio piano nutrizionale, ovvero dire ok, io da domani voglio iniziare a seguire un piano nutrizionale in linea con i miei obiettivi, benissimo, mi prendo la mia agendina, oggi faccio colazione e dico ho mangiato una mela, ho mangiato la torta e così via. Qua vicino mi segno l'apporto calorico, quindi ipoteticamente 80 kcal, la torta 200, vado a caso e così via. Poi a fine giornata mi faccio una somma e vado a vedere qual è il mio apporto, quindi ipoteticamente 2500 kcal, ok? Lo faccio così anche per il giorno successivo. Poi faccio una media. E intanto non sto qui a spiegare come si fa la media, sommo i due risultati finali, li divido per due e so qual è più o meno la mia media di apporto senza aver iniziato alcun tipo di piano nutrizionale. Questo punto di partenza, anche dal punto di vista dell'apporto calorico, quindi non solo del fisico, è molto importante perché adesso vi faccio vedere a che cosa ci serve. C'è un perché di tutta questa successione logica che vi sto mostrando. Ok, andiamo avanti. Scoprire il deficit e scegliere l'approccio corretto, questo è importantissimo. Vediamo, ok, allora ora ti vedo, Lucia, perfetto. Ok, credo che funzioni tutto, chiedo ok al supporto perché non vedo arrivare messaggi, non vedo muoversi dal telefono nulla, quindi solo per essere certa al 100%. Ok, allora io intanto vado avanti. Scoprire il deficit abbiamo visto prima come si fa ragazze, quindi calcolatore, se iniziate il mio programma completo lo trovate già lì, è già ponderato per l'attività fisica, se no ve ne dovete trovare uno. Poi una volta identificato il vostro equilibrio metabolico, quindi il risultato che vi dà il vostro calcolatore, se al di sotto di quella cifra lì dell'equilibrio metabolico siamo in deficit. Quindi lì è già il nostro deficit. Il deficit varia da persona in persona, quindi questo vuol dire che se lo calcola la vostra mamma, vostra sorella, piuttosto che il vostro migliore amico, è diverso dal vostro perché è ponderato sulla base della vostra età, della vostra altezza, siete maschio o femmina, quindi tante variabili. Quindi abbiate la certezza di averne uno vostro. E non sapere qual è il vostro deficit non vi permetterà mai di costruire un piano nutrizionale ed è per questo che nei consigli nutrizionali del mio programma sono suddivisi per fasce caloriche, che questa è la cosa più importante. Quindi è anche per questo motivo che se seguite la dieta del giornalino, seguite la dieta che la minca si è fatta prescrivere, non funzionerà mai. Questa è la ragione alla base di tutto questo, non perché avete il metabolismo lento, problemi ormonali, questa è la ragione. L'approccio è o a gradini o istantaneo. L'approccio a gradini lo consiglio a tutte quelle ragazze che trovano un divario incredibile tra il loro apporto medio, quindi quello che hanno calcolato con l'agendina al punto 3, e quello che poi gli dà il calcolatore del metabolismo basale, quindi l'equilibrio metabolico. Quindi magari voi siete abituate ad assumere 2500 calorie
E il calcolatore purtroppo vi dice che siete in deficit a 1300, cavoli, è un bel divario, 1200 calorie sono tante di differenza, quindi il mio consiglio, se non avete troppa fretta, è quello di proseguire a gradini, quindi gradualmente verso il basso, riducendo l'apporto del 5-10%, quindi se partiamo da un apporto di 2000 e dobbiamo arrivare a 1400, il mio consiglio è di scendere di 100-150 calorie a settimana fino ad arrivare al nostro deficit. Naturalmente questo è un ottimo metodo perché non vi fa sentire la fame, non è uno sbalzo troppo violento, però bisogna anche guardare l'altra faccia della medaglia, ovvero lo scompenso causato dal fatto di avere più lentezza nel processo, perché il dimagrimento inizia solo quando voi effettivamente siete in deficit. Quindi le settimane in cui voi riducete il vostro apporto ma non siete ancora in deficit, naturalmente non state dimagrendo. Questo è importante voi che lo sappiate, perché molte volte uno dice: ok, per dimagrire basta che io diminuisca le dosi, quindi diminuisco la pasta e tutto, però se noi abbiamo un apporto molto elevato, molto distante dal nostro deficit, non avremo mai risultati a fare un po' questi magheggi a caso. Quindi è anche per questo che c'è un po' di scientificità dietro alla nutrizione ed è importante che lo sappiate. Poi istantaneo è chi vuole la bomba o magari chi comunque non è abituato a mangiare già troppo, comunque abbastanza in linea già con il proprio deficit, allora si passa subito in deficit. In questo caso è importante contemplare un andamento, come dico sempre alle mie ragazze, molte lo sapranno, un andamento sinusoidale, quindi a onda. Vuol dire fare 2 settimane in deficit e 4-5 giorni in cui noi torniamo al nostro equilibrio metabolico, quindi il numerino che ci ha dato il nostro calcolatore. Questo perché non si abitua mai il metabolismo allo stesso apporto calorico, che è quello che poi porta a rallentarlo, a creare dei deficit dal punto di vista del metabolismo. Altra opzione molto importante potrebbe essere la reverse diet. Non l'ho scritta nella slide, ma ve la spiego perché secondo me è importante. Tante ragazze iniziano il mio percorso, magari iniziano un altro percorso e sono abituate a assumere talmente poche calorie che basta che mangino una galletta di farro e ingrassano. Questo perché il metabolismo è terribilmente rallentato. Allora c'è una nuova tecnica che in America è chiamata reverse diet. Dieta all'inverso, che consiste nell'aumentare l'apporto calorico, quindi per assurdo mangiare di più per una settimana, ma aumentare tanto i carichi di allenamento. Vuol dire che se la persona si allena già, si aumentano i carichi, se la persona non si è mai allenata, si inizia a allenare, quindi inizia a seguire un protocollo di allenamento guidato da parte di un professionista. Poi, siamo arrivati al punto 5, quindi quando siamo quasi alla fine, cerco di accorciare così spero che non salti nulla. Imparare a fare una spesa ben fatta. Questo perché? Perché nel mio sito ho deciso di creare una sezione dedicata alla spesa, perché quando io studiavo chimica, biochimica, comunque ero ancora una studentessa, non avevo comunque un'idea ben chiara, pratica di che cosa acquistare al supermercato. Magari leggevo le etichette nutrizionali, andavo a leggere gli ingredienti, ma non sapevo realmente quali fossero delle trovate commerciali e quali invece fossero in realtà dei prodotti validi da scegliere. Ed è per questo che ho deciso proprio di andare a divulgare adesso quali sono le informazioni pratiche e concrete che bisogna sapere senza troppi tecnicismi. Il fatto sta che nei supermercati siamo soggetti a un'internalizzazione dei mercati internazionali e di scambio che portano sì ad avere dei prodotti molto buoni, gustosi anche fuori stagione, ma rischia anche alle persone un po' meno informate di essere ignare di determinate condizioni legislative in altri paesi che portano gli alimenti ad essere di una qualità un pochino diversa. Quindi andiamo a vedere nel concreto che cosa dovete fare quando voi siete al supermercato, cioè che cosa bisogna fare quando siete davanti agli scaffali e non si sa più che cosa acquistare. Beh, punto 1, metafora del cavernicolo. Cosa vuol dire? Io mi diverto a dire alle mie ragazze di farsi aiutare dal cavernicolo immaginario quando si è al supermercato, ovvero siamo sotto il braccetto col nostro cavernicolo. Secondo voi, un cavernicolo vicino a noi cosa sceglierebbe nel supermercato? Beh, quello che sceglie lui scegliete anche voi, perché il cavernicolo non riconoscerà mai come cibo un prodotto in scatolato, un prodotto confezionato, un prodotto sotto vuoto. Il cavernicolo andrà sempre a scegliere delle forme più pure e semplici dell'alimento.
Quindi andate a scegliere tutte le forme più naturali possibili, meno contaminate possibile, perché qual è il rischio del prodotto in scatola? Che sia contaminato da prodotti di scarsa qualità. Questo viene fatto giustamente dal punto di vista commerciale, magari dalle industrie che si fanno la guerra del prezzo, quindi quando c'è da mettere un'altra componente, magari insieme ai fagioli in scatola, mette l'olio scadente piuttosto che quello buono. Quindi più trovate una forma pura d'alimento, meglio è. Credetemi, non è sempre la scelta più costosa, anzi. Poi scegliere prodotti bio o prodotti italiani. Bio non lo dico perché ormai è sdoganato e va di moda come per molti, ma perché c'è una logica dietro i prodotti bio. Una logica dal punto di vista dei pesticidi e anche dei concimi naturali. Nei prodotti bio tutta la frutta, tutta la verdura non ha uso di pesticidi, quindi ottimo, e è stata fertilizzata con concimi naturali. Questo permette di mantenere intatte le proprietà organolettiche dell'alimento in questione, quindi in sostanza ergo vi nutre di più e meglio. I prodotti italiani allo stesso modo sono una buona scelta, non buona come il bio, quindi vi può capitare di trovare l'alimento che non c'è nella sezione bio, scegliete quello italiano perché comunque secondo il sistema legislativo c'è appunto una discrezionalità che permette di sì usare dei pesticidi ma molto lontani dalla raccolta, quindi anche in questo caso questa scelta potrebbe essere buona. No alle farine raffinate, questo ci tengo a ribadirlo, sto facendo sì una crociata in questo caso contro le farine raffinate perché c'è una lacuna legislativa in merito a questo argomento. Cosa intendo per lacuna legislativa? Intendo che possiamo in Italia definire una farina come integrale anche quando è un misto tra farina integrale e farina raffinata. Le farine raffinate è dimostrato scientificamente che sono cancerogene, creano dei gravi problemi alla salute come resistenza insulinica, diabete e problemi anche peggiori. Quindi mi raccomando, fate attenzione ai prodotti raffinati, specialmente alle farine. Fate attenzione anche alle etichette. Quando c'è scritto al Kamut, all'integrale, tutte queste diciture sopra i pacchetti, fate attenzione perché o è integrale o non lo è, non può essere al Kamut. Perché non ha senso, perdete il tempo e i vostri soldi, sono gavate commerciali. La stessa cosa quando magari trovate l'etichetta con la scritta farina di frumento al 68%, poi vedete crusca di frumento e farina di frumento o farina d'avena, ecco, ci può essere un prodotto raffinato, quindi scegliete l'integrale al 100%, controllate questa dicitura, se no state mangiando comunque prodotti raffinati. Andiamo avanti con quest'altra componente. Saper scegliere le fonti alimentari, vado molto veloce perché questa è la piramide alimentare dell'OMS, quindi la trovate dovunque, poi appunto se scrivete fatto sotto nei commenti riceverete anche questa. Queste sono tutte le fonti alimentari disponibili che voi avete a disposizione, che sono state ponderate sulla base di un ordine di qualità. Quindi quelle che potete assumere in maggiore quantità e quelle un po' meno. Naturalmente non ve lo sto neanche a dire, alla base della piramide c'è l'attività fisica e l'acqua, pensate siamo fatti del 70% di acqua e questo vi fa capire quanto sia fondamentale. Mi raccomando, non aspettate mai di bere, anche perché quando noi abbiamo lo stimolo della sete di ah sono assetato, siamo già in disidratazione, quindi è molto molto importante avere una giusta idratazione, per esempio con l'acqua fruttata. Io a volte metto delle ricette di tisane, quindi seguite anche questo perché anche questo fa parte della vostra salute. Poi naturalmente verdura, cereali integrali, grassi e naturalmente per ultimo carni rosse, grassi, pasta raffinata, e ne abbiamo parlato prima. Quindi seguite questa gerarchia anche per quanto riguarda la vostra alimentazione. Adesso andiamo però nel punto clou, andiamo nei famosi macros. Ho tante ragazze che quando è iniziato il mio programma mi hanno detto: Alice, ma cosa sono questi macros? È un po' un termine fighetto per dire macronutrienti che utilizzano adesso i personal trainer, quindi intendiamo, quando diciamo macros in realtà intendiamo i macronutrienti, quindi le tre categorie di alimenti in cui noi possiamo suddividere gli alimenti, è questo, niente di meno. Quali sono i macros? Sono le proteine, i grassi e i carboidrati, quindi queste sono le tre categorie. Beh,
Allora, partiamo dai carboidrati. Sono la fonte primaria di energia, quindi noi abbiamo bisogno dei carboidrati. Andarli a demonizzare da una dieta è fare un game over più totale, perché quelli che ci fanno sentire in equilibrio, energici, con la voglia di fare. Bisogna naturalmente anche in questo caso saperli scegliere. Quindi andare lì e fare di un filo d'erba un fascio e dire no, i carboidrati sono tutti pericolosi, non li assumo, diventa un po', diciamo, superficiale. Bisogna andare a assumere i carboidrati complessi, come per esempio il riso basmati, i fiocchi d'avena, il farro, e tante altre categorie di carboidrati che sono ottimi per la nostra salute, perché hanno un alto indice di sazietà, un basso indice glicemico, ci permettono di controllare l'insulina e naturalmente non sono raffinati. I grassi perché sono importanti? Perché permettono l'assorbimento di micronutrienti fondamentali ed è per questa ragione che insieme all'insalata si consiglia di mettere sempre un filo d'olio d'oliva. Questo è extravergine d'oliva. Questo perché vi aiuta ad assimilare meglio le sostanze nutritive dell'insalata, delle verdure che voi accompagnate insieme ai vostri grossi insalatone. Possono essere dei buoni grassi, tutti i grassi saturi, quindi l'avocado, la frutta secca, il burro d'arachidi. Anche qui c'è l'altra faccia della medaglia. Qual è il problema dei grassi? Non bisogna esagerare e naturalmente rallentano la digestione, quindi magari evitate di fare un pasto particolarmente grasso prima dell'allenamento. Poi le proteine dal greco, da brava classicista mi ricordo queste cosine, sostanza di primo ordine. Perché sostanza di primo ordine? Non perché dobbiamo mangiare solo proteine, no. Avete visto anche della piramide dell'OMS che non è che ci sono subito le proteine. Le proteine servono, sono una categoria di macronutrienti importanti, soprattutto per quanto riguarda la fibra muscolare, perché cosa accade quando noi ci alleniamo? La fibra muscolare viene lesionata, ok? Quindi con queste piccole lesioni che vengono create alla fibra, attenzione, non sono pericolose, sono normali, avvengono quando uno si allena, non voglio spaventarvi. Le proteine, essendo la base, la sostanza di primo ordine del nostro muscoletto, se noi le assumiamo vanno a riparare queste cose e ci aiutano nel processo di tonificazione. Anche qui bisogna scegliere le fonti proteiche nel modo corretto, quindi aboliamo le carni rosse, non eccediamo troppo nelle proteine di origine animale. Si può andare su uno yogurt greco zero grassi, ottimo il bianco d'uovo, anche lì non bisogna esagerare, pesci bianchi come il merluzzo, petto di pollo bio perché quello vi permette di non avere utilizzo di estrogeni che anche quelli sono cancerogeni, ottima fonte anche per le amiche vegan vegetariane il seitan. Poi mi dite, ma Alice, ma io come faccio a sapere quante proteine, quanti carboidrati, quanti grassi? Quello dipende dai vostri obiettivi, io non posso rispondervi qui su due piedi e dire questa percentuale di carboidrati, grassi e proteine. Bisogna senz'altro seguire un piano che sappia abbinarli nel modo corretto, nelle giuste percentuali, ed è per questo che all'interno del mio programma ho consigli nutrizionali giornalieri che io do alle ragazze che abbiamo tarato insieme all'equipe medica in modo tale da avere il giusto apporto di nutrienti. Ma naturalmente l'apporto di nutrienti varia da un caso all'altro, infatti le ragazze che seguono il mio programma magari hanno visto variare le proporzioni tra i nutrienti nella Bikini Challenge, perché quando si fa magari una fase di definizione muscolare si punta su un apporto proteico un po' più alto, dei grassi un po' più alti e dei carbo un po' più bassi, ma in fasi per esempio di refit il carbo un po' più alto, i grassi sono medi e le proteine basse. Questo va molto a variare sulla base di quelli che sono i vostri obiettivi, quindi queste nozioni sono pratiche applicabili anche da voi, però mi raccomando ragazze, soprattutto in presenza di patologie particolari o di necessità specifiche, affidatevi a un professionista, affidatevi a un percorso, così non avete paura di sbagliare, non rischiate di perdere tempo e arrivate subito alla meta. Siamo arrivate al punto 7, alla fine di questa diretta piena di peripezie, scollegamenti, quindi se sei arrivata fin qui a guardare io ti ringrazio per essere riuscita a ricollegarti mille volte, non esserti lasciata scoraggiare, per essere qui anche quando potresti essere da un'altra parte. Se hai altri dubbi, curiosità, non esitare a contattare il mio supporto e noi ti risponderemo, siamo attivi 24 ore su 24. Ok.
step di controllo dopo il primo mese, ponderazione dei risultati. Questo è molto importante ed è l'ultimo step. Vuol dire che dopo noi che abbiamo iniziato il nostro percorso, abbiamo calcolato il nostro deficit, abbiamo imparato a fare la spesa, abbiamo calcolato le calorie per alimento con il giusto calcolatore, quindi tutti questi calcolatori, ragazzi, li trovate in commercio o li trovate tutti inclusi, quindi sia il calcolatore di calorie per alimento sia il calcolatore del metabolismo basale, già all'interno del mio programma. Quindi o li acquistate a parte e vi fate la vostra scheda nutrizionale, o all'interno del mio programma li trovate già tutti assieme. Queste sono le due opzioni. Utilizzate il calcolatore perché vi serve per trovare il deficit e vi serve per capire le calorie degli alimenti che assumete. Dopo che abbiamo fatto tutto questo, abbiamo detto ok, in questo mese siamo state brave, siamo state rispettose di quello che abbiamo fatto, ci siamo allenate bene, ricordatevi le prime slide, allora andiamo a vedere che risultati abbiamo avuto con di nuovo delle foto, riprendendo le misure. E vediamo, se vediamo che siamo state in deficit, siamo state diligenti, ci siamo allenate bene e non abbiamo perso peso, questo vuol dire che magari il deficit, essendo un numero come vi dicevo prima, magari è stato un po' troppo abbondante. Quindi il consiglio mio personale è che se nel primo mese non si vedono particolari risultati, di abbassare leggermente l'apporto calorico, tenendo sempre presente un andamento sinusoidale, quindi 2 settimane di deficit un po' più forzato e una settimana in cui si mangia un po' di più. Quindi questo può essere l'andamento, oppure può capitare la cosa opposta. Oddio, sono dimagrita troppo, peso troppo poco. Ok, perfetto, allora a questo punto si può aumentare leggermente l'apporto. Sapete che, alla luce anche quello che vi ho detto, sappiate che il fitness è un gioco di equilibri. Quindi bisogna saper tarare nozioni teoriche come queste a nozioni propriamente pratiche. Quindi saper tarare tutto questo alle risposte corporee, e qui ci sta, tutto questo sta alla base di una logica vincente e consapevole di tutte queste dinamiche. Quindi valutate i vostri risultati, tarateli sulla base di quello che voi avete fatto, quindi se sapete di aver sgarrato, naturalmente non andate a variare di troppo il vostro deficit, se invece siete stati attinenti, sappiate che poi il risultato che avete avuto alla fine di quel mese, soprattutto per quanto riguarda magari le fotografie o le circonferenze, può essere indicativo magari di una necessità di diminuire ulteriormente l'apporto o leggermente aumentarlo. In tutti i casi, mi raccomando, usate cognizione, chiedete il supporto anche chi di competenza, perché quello che io dico sempre, ragazze, andare a spendere dei soldini in queste cose è un investimento, non è una spesa, perché stare bene col proprio corpo, stare bene con noi stesse, farci delle coccole, come io intendo, è quello che poi ci dà una qualità di vita totalmente diversa. Con questo siamo arrivati alla fine di questa mirabolante diretta, vi ringrazio per essere state qui in collegamento, in attenzione, qualsiasi dubbio, domanda, curiosità, continuate a scriverci, info@liceveglio.com è la mail. Questo è il mio sito, andatelo a visitare se non l'avete ancora visto, ci sono tutti i contenuti, le informazioni relative al mio percorso professionale, in modo tale che possiate sapere qualcosina in più di me. Con questo è tutto, buona serata ragazze, ci vediamo martedì prossimo ore 21 per un'altra importantissima diretta, ci sarà un lancio importantissimo, quindi mi raccomando non perdetevelo. Questo è tutto, un bacio grande e a presto, alla prossima!